Colpo in villa in pieno giorno a Caionvico, in 7 minuti asportano 2 casseforti con 2 pistole, denaro e tutti i gioielli di famiglia. Shock a Esine, Simone Farinelli, il ventenne travolto dall'alluvione e morto a Pianoro in Emilia, era originario della Val Camonica. Basta con i cassonetti invasi da rifiuti ogni giorno, guasti e punto di ritrovo di inciviltà, la giunta passa la raccolta porta a porta. Prima vittoria in questo campionato per la Consoli Sperche Centrale che batte Reggio Emilia. Mercoledì la sintesi qui su Live. Siamo una banca fatta di persone, per le persone. Abbiamo radici forti e solide. La fiducia dei nostri clienti è la nostra forza. Da oltre 125 anni, vicini a imprese e famiglie. BCC Agro Bresciano, sempre al tuo fianco, per costruire un futuro migliore. Buonasera dal telegiornale, dunque c'è la cronaca come avete sentito dai titoli in primo piano, andiamo sul nostro giornale online, vi porto anche perché è notizia che è giunta in redazione proprio pochi minuti fa prima di andare in onda. 7 minuti, un colpo in villa a Caionvico, 7 minuti, fuggono con le casseforti e con pistole, 2 pistole regolarmente detenute e tutti i gioielli di famiglia. Erano in 3, immortalati dalle telecamere e come potete vedere dai passanti, con il volto coperto da un passamontagna, 2 con flessibile alla mano hanno tagliato le inferriate e mandato in frantumi un vetro, sono entrati nell'abitazione, il terzo a fare il palo al volante di un Audi pronta alla fuga. Queste sono le immagini di alcuni vicini di casa e alcuni passanti. È accaduto domenica in pieno giorno all'1 di pomeriggio, in casa non c'era nessuno, i proprietari se ne erano andati alle 9 del mattino. Qualche altro dettaglio, i banditi nonostante il brevissimo lasso di tempo e l'allarme in funzione sono riusciti a asportare, dicevamo, una cassaforte che si trovava sul mobile in camera nonostante il considerevole peso e sempre con il flessibile hanno svuotato una seconda cassaforte, sono fuggiti ingente il bottino, dicevamo, nella refurtiva c'erano anche tutti i gioielli di famiglia. I 3, che peraltro non sono passati inosservati, come avete visto dalle immagini, visto l'orario e la giornata festiva, si sono allontanati a bordo di un Audi, la cui targa sarebbe risultata falsa, ovviamente per non creare problemi e ostacolare le indagini della polizia, abbiamo ritenuto di oscurare la targa e anche il volto appunto dei malviventi che erano comunque incappucciati, che avete visto nelle immagini. Ora ancora la cronaca, ma l'alluvione a Emilia, a Pianoro, purtroppo l'unica vittima di quell'alluvione è di origine bresciana, era originario di Esine, il papà è cardiochirurgo ancora all'ospedale di Esine, la vittima è Simone Farinelli. Come farò a vivere sapendo di non esserlo riuscito a salvare? Sono parole disperate e angosciose di Andrea, fratello di Simone Farinelli, giovane ventenne morto nella notte fra sabato e domenica nel bolognese, trascinato via con la propria auto da un'improvvisa piena torrenziale. A sentire le urla strazianti di dolore del 23enne sopravvissuto, scrive Zo Pedersini del Resto del Carlino, sono stati i titolari della trattoria al botteghino di Zocca a Pianoro, che da subito si sono adoperati per cercare di capire cosa fosse successo e come poter intervenire tempestivamente per evitare la tragedia che poi si è verificata. Simone e il fratello Andrea erano in auto nella tarda serata di sabato, si stavano recando a Pianoro a casa della madre e del compagno, riporta il quotidiano. L'allerta per quella zona era massima, la situazione è già difficile e pare che i fratelli si stessero recando lì proprio per aiutare i familiari ad andarsene. Erano quasi arrivati, ancora qualche centinaio di metri e, se il destino li avesse aiutati, sarebbero sicuramente rimasti bloccati nella piena, ma al sicuro e al caldo. Purtroppo però non è stato così. Mentre salivano in via Caorizzano, la loro macchina è stata letteralmente travolta da uno tsunami di acqua, quella del rio Laurenzano, un rio che, per dovere di cronaca, sottolinea Zoe Pedersini, non si è mai riempito tanto neanche da sembrare un torrente, ma che all'improvviso, dopo la tempesta del secolo, ha portato con sé morte e devastazione. Simone era originario di Esine, nato a Niardo. Il padre è cardiologo all'ospedale della Valle Camonica.
Ancora la cronaca, ancora una volta vi riporto sul nostro giornale online, un ciclista di 66 anni è in gravi condizioni, ricoverato con l'eliambulanza al Papa Giovanni XXIII di Bergamo dopo essere stato investito da un'auto. L'incidente intorno poco prima delle 14 di oggi a Palazzolo sull'Oglio sulla provinciale 469. Nel violento impatto l'uomo ha riportato un trauma cranico, ricoverato con l'eliambulanza, dicevamo, in codice rosso sul posto anche un'auto medica e la polizia stradale per i rilievi e per ricostruire la dinamica dell'incidente. Giornata in cui il Tribunale ha reso noto le motivazioni per la sentenza confermata di ergastolo a Bozzo, per l'omicidio Bozzoli. Vediamo. L'esperimento effettuato durante il primo grado di giudizio con la carcassa di un maiale depositata in un forno simile a quello della fonderia di Marchino è stato determinante per la conferma della condanna. Lo si evince dalle motivazioni depositate dalla Cassazione della sentenza che, lo scorso 1° luglio, ha ribadito l'ergastolo per Giacomo Bozzoli. L'accusa è quella di aver ucciso in concorso con Oscar Maggi e Giuseppe Ghirardini lo zio Mario. Durante l'esperimento giudiziale, l'introduzione della carcassa di un maiale già deceduto nel forno della fonderia simile a quello della Bozzoli, i periti avevano verificato la completa carbonizzazione dell'animale e la polverizzazione dei resti, ha scritto la Cassazione, secondo quanto riporta l'ANSA. Ciò dimostrava che il mancato rinvenimento di residui della vittima non entrava in contraddizione con la tesi di accusa, secondo cui il corpo di Mario Bozzoli sarebbe stato distrutto all'interno del forno grande dello stabilimento di Marcheno. Secondo la dottoressa Cattaneo, consulente del PM, questa tesi era inverosimile, poiché qualche residuo negli scarti ci sarebbe dovuto essere. L'esperimento successivo, voluto dal presidente della Corte d'Assise Roberto Spanò, supera nei fatti questa consulenza, ridando quindi valore alla ricostruzione dell'accusa. E torniamo a parlare di infortuni sul lavoro perché ci sono dei dati che mettono in luce anche il costo di questi infortuni, oltre che ovviamente il costo in termini di vite umane. Purtroppo Brescia è seconda solamente a Milano, in Lombardia. In Lombardia sono 71.894 le denunce di infortunio rilevate dall'INAIL da gennaio ad agosto 2024, con un aumento dello 0,8% rispetto all'anno precedente. In termini assoluti, la provincia di Milano si conferma quella con il maggior numero di infortuni, con 23.798 denunce, seguita da Brescia con 10.049 e poi Bergamo con 8.451. Secondo l'elaborazione di Confcooperative Lombardia, nel 2024 oltre la metà degli infortuni riguardano il comparto terziario e industriale. Per età, ad essere maggiormente esposti sono i lavoratori under 20 e over 60. Per quanto invece riguarda i settori più a rischio, sulla base dei codici Ateco, i dati restituiscono un quadro negativo per il comparto sanitario e di assistenza sociale, che vede salire le denunce di infortunio del 44%. Fra gli ambiti che registrano trend in aumento, quello delle costruzioni e quello del trasporto e magazzinaggio. Nel 2024, fra il mese di gennaio e quello di agosto in Lombardia si sono registrati 121 morti sul lavoro, l'8% in più rispetto al 2023. Secondo il report elaborato da Confcooperative in occasione della Settimana Europea per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro, gli infortuni hanno anche un altissimo costo economico e sociale. Solo nei primi 8 mesi del 2024 in Lombardia ammonta a ben 3,9 miliardi di euro. Adesso voltiamo completamente pagina, parliamo invece dei rifiuti urbani, della raccolta dei rifiuti, della presenza di cassonetti, perché ogni giorno in più parti della città purtroppo assistiamo a tanti rifiuti fuori cassonetto, colpa del comune, fino a pagina 2 probabilmente, colpa di grande inciviltà da parte di molti bresciani, ma forse sarebbe anche il caso di andare oltre i cassonetti. Fra calotte rotte, inciviltà conclamata e multe inutili, possiamo dire che forse è il momento di cambiare sistema? La colpa del comune di Brescia e di Aprica è fino a pagina 2, è evidente. L'inciviltà di molti, troppi bresciani, è talmente radicata che sperare di invertire la rotta sembra essere una battaglia persa. Quanto ci costa la continua rincorsa degli operatori ecologici a raccogliere i rifiuti abbandonati e a ripulire? E la gestione dei cassonetti, i guasti alle calotte? Multe, fototrappole davanti ai cassonetti costate una cifra abnorme tra acquisto e soprattutto gestione e pattugliamenti hanno dato risultati risibili e inutili a risolvere il problema dell'abbandono fuori cassonetto.
Difficile non trovarsi d'accordo su un punto, la guerra contro il fuori cassonetto non la si vince, impossibile, semmai si possono vincere delle battaglie, ma sarà sempre una rincorsa. E allora perché la giunta Castelletti non prende il toro per le corna e passa alla raccolta porta a porta per tutti i rifiuti? Lo fanno Cremona, Bergamo da oltre 20 anni e un servizio attivo anche in molti comuni della provincia. Perché insistere sui cassonetti? Ovunque ci sono, sia con apertura con tessera o senza, l'abbandono dei rifiuti sembra uno sport più popolare del calcio. Non sarebbe più bella una città senza cassonetti per le strade, soprattutto del centro storico? La tua città europea senza cassonetti. Torneremo sicuramente sull'argomento anche nelle prossime giornate, nelle prossime settimane. Intanto parliamo invece di un'iniziativa che ieri ha visto la luce, inaugurato a Spazio Lampo, il Brescia Checkpoint. Ora sul nostro sito trovate le date per dei test gratuiti, anonimi e rapidi per HIV sifilide e formazioni aperte alla cittadinanza e per professionisti della salute e dell'educazione riguardanti appunto la salute sessuale. Quindi ci si può iscrivere, e anzi ci si deve iscrivere per prenotarsi ed è gratuito. Sì, gratuito, assolutamente. Test, ma non solo. No, non solo, ci saranno anche delle formazioni appunto per la cittadinanza degli operatori sanitari e uno sportello di consulenza sessuale nel quale le persone potranno fare le domande più disparate di cui sentono la necessità. Un po' come oggi col gioco dell'Oca, in versione sessuale? Assolutamente sì, perché ci piace parlare di sessualità in maniera giocosa, divertente e senza giudizio, senza tabù. Hai partecipato a un workshop sulla sessualità consapevole e hai imparato molto, per questo avanzi di 3 caselle, sempre rispondendo correttamente alla domanda. Qua mi spiace, ma... Sì, allora... Nulla è gratis, tranne i nostri servizi. Allora, che cosa vuol dire che una persona è demisessuale? Noi, qualcuno? La bella risposta, dovrete andare al Brescia Checkpoint. Continuiamo a parlare invece di istruzione, di scuola, di educazione soprattutto. Prima abbiamo parlato della situazione Cassonetti. Ecco, torna il progetto messo a punto da Comune con A2A e con Aprica, con i ragazzi delle scuole per sensibilizzarli appunto sulla raccolta differenziata e sullo smaltimento dei rifiuti. Come ogni anno siamo accanto ad A2A proprio per la promozione anche di questo importante, di questa importante proposta rivolta agli insegnanti e proprio perché per dare loro delle competenze, delle professionalità che possano poi spendere con i bambini e le bambine in classe. Come lo scorso anno siamo l'assessorato alle politiche educative, l'assessorato al verde e alla transizione ecologica insieme su questo progetto che vede un ampliamento anche in termini di proposte, perché quest'anno insomma, ci rivolgiamo anche a degli ordini in più di scuola. Di per sé la proposta poi segue proprio il linguaggio dei giovani e quindi verrà chiesto ai ragazzi e alle ragazze di produrre un elaborato video attraverso il quale sostanzialmente faranno una campagna di sensibilizzazione rispetto a questi temi. Parliamo ora del meteo invece, perché l'avete visto dopo tanti giorni di pioggia e purtroppo dopo quello che è successo appunto in Emilia di cui abbiamo parlato prima, cambiata la perturbazione, è tornata un po' di alta pressione e un avvio di settimana all'insegna del bel tempo, però vediamo come saranno i prossimi giorni. Bentrovati in aggiornamento con il TG di 3B, cronaca del fine settimana con alluvioni che hanno interessato da nord a sud diverse regioni d'Italia. Possiamo vedere intanto le cumulate, le precipitazioni copiose che hanno interessato, queste sono le cumulate di sabato in 24 ore, che hanno interessato molte regioni, soprattutto il medio alto adriatico e la parte ionica, Sicilia, Calabria, le zone più colpite, oltre i 100-150 mm localmente in alcuni casi, ma tanta pioggia caduta anche in Emilia, addirittura qui in 24 ore punte anche di 150-170 mm sull'Appennino bolognese, ma tanta pioggia anche in pianura che va a sommarsi a un peggioramento che è durato nel complesso 3-4 giorni. Andiamo a vedere appunto queste immagini, qui siamo lungomare Calabria con allagamenti, ma abbiamo visto anche la Sicilia, la parte del Catanese con disagi e allagamenti diffusi e poi Bologna, città emiliana duramente colpita proprio sabato sera con lo straripamento di diversi torrenti che hanno allagato diverse zone della città e poi anche dell'Interland.
immagini eloquenti e drammatiche. Andiamo a vedere la situazione del satellite in queste ore, con il minimo di bassa pressione che si trova attualmente tra lo Ionio ed il Nord Africa, ma risalirà di nuovo. Ci sarà una blanda zona di bassa pressione nei prossimi giorni su ovest e mediterraneo, e quindi ancora dell'instabilità sull'Italia. Possiamo vedere difatti martedì qualche pioggia ancora sulle regioni del sud e centrali tirreniche, dei forti temporali nuovamente sulla Sicilia, poi mercoledì tanta variabilità sull'Italia, con dei fenomeni possibili ancora in alcune zone, soprattutto tra Sardegna, regioni centrali e bassa pianura padana. Maggiori dettagli e approfondimenti scaricando l'app di Trebi Meteo. Brevissima pausa, poi c'è lo sport, rimanete con noi. Centro commerciale Rondinelle ti conquista ad ogni acquisto. Situato in Roncadelle, è un elegante complesso con spazi ampi e accoglienti, una vastissima gamma di opportunità per i tuoi acquisti. Centro commerciale Rondinelle, emozioni di shopping. Buona serata anche agli amici sportivi. Allora parliamo subito di Germani Pallacanestro Brescia, che è riuscita a spuntarla su Sassari 94-87. Le considerazioni di coach Poeta al termine della gara. Niente, che dire, sono contentissimo, è una vittoria per nulla scontata contro una squadra secondo me molto forte, che è ripresa. Onestamente tre quarti giocati veramente molto bene, ho chiesto di non abbassare la tensione, come abbiamo visto, come avevo detto già venerdì, perché veniamo da una sconfitta e non da tre vittorie, non ci dovevamo gongolare sui complimenti fatti post tre partite, e abbiamo avuto il giusto approccio alla partita. Abbiamo fatto, secondo me, soprattutto dei quarti centrali, quello che volevamo fare, imporre la nostra fisicità, e ci siamo riusciti. Poi il quarto invece abbiamo calato l'intensità difensiva, che per tre quarti era stata super, avevamo concesso solo 70 punti e solo 50 punti, e invece l'ultimo quarto abbiamo visto che se non giocavamo fisici, loro sono una squadra che possono segnare tanto, possono andare in gas, possono trovare vari giocatori che possono trovare la serata, quindi c'è stata proprio le due facce della medaglia. Poi ancora bravi gli ultimi tre minuti a rivincere la seconda volta con calma, pazienza, con esperienza, prendendo i falli, però ecco, i sette minuti di blackout nel quarto sono qualcosa su cui dobbiamo lavorare. Prima vittoria invece per la Consol di Sferica Centrale. Parliamo di pallavolo, che ha battuto Reggio Emilia. È stata una battaglia, ma sono convinto e certo che ogni partita sarà una battaglia contro chiunque, perché il livello è molto alto e le squadre stanno giocando tutte quante molto bene. Per cui prepariamoci a affrontare una stagione che ci auspichiamo sia molto positiva, ma dove si vedranno delle grandissime battaglie. Abbiamo fatto delle buone cose in tutti i fondamentali, dove abbiamo commesso degli errori un po' colpa nostra, ma tanto anche merito di Reggio Emilia, che ha disputato una grandissima partita. Per cui godiamoci questi tre punti, continuiamo a lavorare come stiamo facendo, e ricordiamoci che ogni partita è difficile e la vittoria non è mai scontata. Bisogna conquistarla, lottarla, e i ragazzi stanno quotidianamente sudando, lottando e con l'intenzione e la voglia di vincere a tutti i costi. Credo la cosa più importante fosse vincere in casa per liberarci, sbloccarci, e vincere da tre punti fa sempre bene. Secondo me loro hanno giocato bene, non erano partiti forte, ma poi hanno fatto qualche cambio e hanno giocato molto forte, soprattutto in battuta. Ci sta, nel senso, cioè, secondo me ci sta molto soffrire, vincere soffrendo, perché aiuta nel proseguo del campionato, a queste situazioni di difficoltà, affrontarle, fidarsi, quindi dovevamo fare tre punti, li abbiamo fatti, e ora pensiamo a Siena, che è uno squadrone. Sentiamo invece le parole di mister Maran dopo il sonoro 5-2 rimediato dal Brescia contro il Sassuolo. No, riconosciamo la caratura loro, ed è evidente, insomma, che è una squadra che alla quale non può concedere nulla.
Poi veramente, come dicevi tu, non c'è stato niente che è girato per il verso giusto. Al di là poi non voglio anche soffermarmi sulle assenze, perché, perché comunque noi dobbiamo far bene. Però veramente ogni singola situazione è andata tutta in salita, perché siamo partiti per assurdo, siamo partiti anche bene noi. Vediamo qua dopo 2 minuti, abbiamo 7-8 minuti che facciamo fatica a rimetterci in partita, poi ci rimettiamo in partita grande. Andiamo, pareggiamo, finiamo il tempo bene, ripartiamo anche bene. E poi nel giro di 1 minuto e mezzo, 2 minuti prendiamo un euro gol che è un'autorete. E lì contro di loro diventa difficile, cioè certe situazioni, ma in certi momenti devi essere anche un pochino, non voglio parlare di fortuna, però è diventato tutto troppo tanto difficile. Mi dispiace perché al di là la puoi perdere, perché anche se rompe le palle perdere, poi mi dispiace che è venuto a fare un numero esagerato per quello che abbiamo visto in campo, perché al di là della loro qualità, però il Pesce non merita di uscire sconfitto in questo modo. Mi fermo qui con questa edizione del nostro telegiornale, non si fermano invece le notizie che sul nostro giornale online, livebrescia.tv, continuano ad aggiornarsi e diretta anche sul nostro canale 181 delle digitali terrestre. Vi ricordo come sempre che tutto il mondo di Live è nella nostra app, che è downloadabile gratuitamente da Apple Store o da Google Play, e le notizie sono sui profili Instagram e Facebook e poi sui nostri canali ovviamente Telegram e WhatsApp, ai quali vi potete iscrivere e poi le notizie arriveranno direttamente con una notifica sul vostro telefonino. Grazie per essere stati con noi, per averci scelto, buona serata a tutti, ci vediamo domani, le notizie tornano alle 5:30 con il Live Mattino.